Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Salve amici di TC100 Web TV, taquinocentese.it, siamo qui nel piazzale antistante al Palazzetto dello Sport di Cento. Siamo qui perché? Perché vogliamo parlare della situazione di questo manufatto pubblico, molto importante per tutta la comunità centese. Iniziati i lavori di adeguamento qualche anno fa, adesso siamo veramente agli sgoccioli. Questo ne vogliamo parlare con il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, che ha creduto molto in questa struttura, anche sopportando anche qualche difficoltà che si è creata durante l'iter, che ha fatto un po' slittare in avanti i lavori conclusivi di questa struttura molto importante, come dicevamo, per la comunità centese, non solamente per lo sport ma anche per tutta la società. Di questo vogliamo parlare con il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli. Allora sindaco, siamo qui all'interno di questa importante struttura, siamo al rush finale, sono stati momenti un po' sofferti ma adesso sono stati superati e siamo qui a parlare di questa struttura che sta per essere conclusa. Siamo all'interno della struttura, un intervento che per l'amministrazione intervento principale, comunque uno degli interventi più importanti di questo mandato, quindi siamo soddisfatti, siamo arrivati alla fine, quindi con fine settembre-ottobre avremo la possibilità la squadra locale di ritornare dentro alla sua struttura, i lavori stanno ormai completandosi e devo dire che è una bellissima struttura, è un bellissimo risultato. Ci sono stati momenti, è inutile tornare indietro, ci sono stati momenti difficili, momenti tanti imprevisti, perché per mettere a posto una struttura purtroppo ci sono tantissime cose o tantissimi imprevisti che non potevano essere diciamo, imprevedibili, però io credo che un intervento così nell'ambito dello sport sia un intervento importante. Oggi abbiamo una struttura che non servirà solo lo sport, la pallacanestro o comunque altri sport, ma servirà anche per concerti, musica, ospiteremo finalmente, abbiamo la Cucinella Gialla che è da anni che va nei comuni vicini per fare le loro serate, le serate di beneficenza, potremo finalmente ospitarle qua a Cento e quindi credo che sia motivo di grande orgoglio e di soddisfazione per l'amministrazione. Ecco, c'è comunque una certa emozione a ritornare all'interno, diciamo così, di questa struttura dopo quasi 2 anni che è stata chiusa per i lavori, vedere che gli operai, che poi vediamo alle nostre spalle, stanno facendo gli ultimi ritocchi e specialmente il parquet. Quando è stato montato il parquet possiamo dire che la struttura era quasi arrivata al rush finale, perché il parquet, il campo di gioco, era quello, diciamo così, molto più importante, infatti è stata quella che, struttura che ha avuto più enfasi anche su tutti i social. No, beh, assolutamente, poi chi ha la fortuna come me di venire quotidianamente, praticamente tutti i giorni a vedere i lavori, è chiaro che ti accorgi ogni giorno, per dire, qui vedete già il cartongesso finito delle strutture, delle tribune, diciamo, che negli anni passati venivano messi durante le partite tolte, qui è stato deciso e abbiamo deciso di tenerle fisse,
ovviamente è stato già fatto il cartongesso in modo tale che sia una struttura definitiva, quindi vederla adesso ogni giorno, oggi stanno montando le balustre in vetro, a lunedì vengono a montare la gomma appunto attorno al campo, quindi sono tutte cose che ovviamente completano il palazzetto, lo abbelliscono. È chiaro che il parquet è quello che è. Certo. Vedere il parquet fatto, un bellissimo, bellissimo parquet, tra l'altro è qualcosa che ti dà comunque soddisfazione e ti fa capire che effettivamente sei pronto a rientrare. Ecco, poi ecco, c'è questa, questo rientro con una squadra che veramente quest'anno ha ricevuto, diciamo così, questo ripescaggio da tanti auspicato in A2, quindi si parte già con un campionato importante e questo palazzetto proprio ci voleva. Ma questo è un altro motivo di soddisfazione, nel senso che abbiamo avuto una società che ha comunque voluto e creduto e ha investito per ritornare in Serie A. Siamo tornati in Serie A e quindi oggi abbiamo effettivamente questa connubio di un palazzetto nuovo e di una squadra, in Serie A, quindi insomma siamo assolutamente di meglio non potevamo avere. Lo sport è importante, tutto per motivi anche sociali, quindi abbiamo tantissimi ragazzini, e comunque è un modo anche importante, perché dietro comunque anche a una Benedetto c'è un gruppo di tifosi che diventano amici, cioè si crea comunque tutta una... e quindi credo che sia bello poter ridare a questi tantissimi tifosi, ma alla città in generale, perché comunque avere una struttura finalmente degna di una città come Cento, credo che sia un orgoglio, deve essere un orgoglio per tutti, sia per chi ama il basket, sia che segue il basket, ma anche per chi comunque non lo segue. Cioè, quindi, certo. Ricordiamo anche che la Benedetto è un mondo, basket, pallavolo, insomma c'è il settore giovanile che è molto importante col presidente Roberto Spera, e questa è una struttura questa che servirà sicuramente a tutte queste attività. Certo, la Benedetto è un mondo, quindi è sicuramente un patrimonio della città, e quindi devo dire grazie comunque anche a questa società e anche ai tifosi che hanno comunque avuto pazienza. Perché sicuramente è stato un disagio, perché questi anni sono stati difficili per loro soprattutto, ma anche per il sottoscritto, perché insomma ci ha visto particolarmente impegnati, però bisogna anche dire che stiamo facendo un lavoro da oltre 3 milioni di euro. Oltre 3 milioni di euro nell'ambito dello sport non si spendevano non so da quanti anni a Cento. Quindi è chiaro che nel momento in cui fai un investimento del genere, purtroppo a volte ci sono degli imprevisti che cambiano anche i tempi, però sono convinto che il giorno che i tifosi e la città verrà a vedere questa struttura potrà dire che ne è valsa la pena. Ecco, facciamo una domanda così un po' personale per capire un po' l'emozione, ecco, in tutto questo periodo di travaglio, diciamo così, di questa struttura che ha visto anche momenti un po' difficili, perché dovuti a degli imprevisti dovuti anche al sottosuolo, possiamo anche dire, perché dopo il terremoto si è scoperto che il sottosuolo ci sono un po' che delle sabbie che possono portare degli imprevisti nella struttura. Ecco, c'è stato dei momenti, sono sindaco, che un po' l'ha preso lo sconforto, anche se sappiamo che lei crea molto in questa struttura. Beh, ogni giorno c'è un piccolo problema che anche l'altro ieri, ma vengono risolti perché dobbiamo arrivare alla fine, l'abbiamo fatto in tutto questo periodo, lo stiamo facendo a maggior ragione in questo momento. È chiaro che quando si fa il sindaco, si amministra, a volte si spera anche di metterci meno magari dei tempi che sono quelli, diciamo, magari previsti anche proprio dal tipo di lavoro. È ovvio che ogni giorno c'è un momento di difficoltà. È chiaro che siamo partiti da un progetto che doveva costare 800-900 mila euro a un progetto che ne è costato oltre 3 milioni. Questo perché? Perché effettivamente sono di fuori tante cose, il sottosuolo, la liquefazione, poi tanti altri imprevisti sulle colonne, quindi sono tutti interventi che sono stati aggiunti, però io sono abituato sempre a guardare avanti, non a guardare indietro, quindi io credo che alla fine la cosa importante è proprio quella di riuscire ad avere una struttura che possa servire non solo alla pallacanestro, ma possa servire alla città, e credo che sia un vanto anche per i centesi
perché chi verrà comunque anche certo, delle sue ospiti a vedere la Pallacanestro 100 dirà: cavolo, che palazzetto. Questo secondo me è un grande vanto per la città, è una bella vetrina anche proprio per la città di Cento. Ecco, proprio parlando di vetrine, Cento ultimamente sta facendo lavori importanti in tutta la città. Ce n'è qualcuno che, sono sicuro, le vuole ricordare in modo particolare, perché il Cento non è solamente il palazzetto dello sport, ci sono tanti interventi nella città ma anche nelle frazioni. Visto che stiamo parlando di sport, è chiaro che anche qui abbiamo fatto un intervento che può sembrare banale, ma che per me invece è molto importante, che è il rifacimento delle piste dal Bocciofila. Anche lì erano 17 anni che comunque non si metteva mano alla pista, e quindi in accordo con l'associazione proprio che gestisce la Bocciofila abbiamo deciso che era il momento, quindi quest'estate abbiamo realizzato questi interventi già programmati circa 7-8 mesi prima. Poi dopo, con un lockdown, siamo andati un pochino più lunghi, perché abbiamo avuto purtroppo, come tutti, 3-4 mesi di blocco, di sosta, e quindi insomma anche questo intervento è un intervento che va comunque sempre nella direzione di valorizzare, implementare quello, migliorare quella che è la pratica sportiva a Cento. Abbiamo altri interventi che voglio sostenere importanti, perché partiranno a brevissimo, che è la pista, il velodromo. Beh, importante. Il velodromo è un altro di quegli interventi che è un anno che stiamo in consiglio e finanziamo e progetti, e anche lì mille problemi che saltano fuori. Ma perché mille problemi? Perché quando tu per tanti anni non fai nulla sulle strutture, nel momento in cui il primo, in questo caso sono io, che ci mette le mani, saltano sempre fuori dei problemi. Quindi un lavoro partito, o comunque un'idea di lavoro partito un anno e mezzo fa, lo vedi oggi, perché ogni volta c'è un problema, un ostacolo da superare. Però anche in quel caso lì sono contento, soddisfatto del fatto che anche il velodromo è un'istituzione, è un'altra di quelle vetrine, sempre per la città, sempre nell'ambito sportivo. Poi ci sono tanti interventi ovviamente nell'ambito della viabilità che stanno partendo. La passerella è già, esatto, ampiamente partita, abbiamo già smontato la vecchia, l'azienda sta già realizzando da alcuni mesi nello stabilimento la nuova passerella, e a settembre, insieme al sindaco di Pieve, finalmente apriremo e taglieremo il nastro di questa passerella, che sarà una passerella anche migliore, più bella, più efficiente rispetto a quella che avevamo prima. Quindi abbiamo degli altri interventi su alcune rotonde, da ovviamente la rotonda della Giovannina da finire, da completare, e anche qui a giorni cominceranno i lavori. Abbiamo la rotonda di via Santa Liberata proprio qui vicino al palazzetto in cui ci troviamo. Abbiamo anche opere sulle frazioni, perché anche sulle frazioni stiamo facendo una serie di interventi. Abbiamo la via Monsignor di Sotto, che la prossima settimana cominceranno i lavori, quindi tutta una serie di interventi in tema di asfalti, un altro piano asfalti che andremo a provare come giunta, perché l'abbiamo finanziato 6 mesi fa, dove anche lì prevederemo e prevediamo tutta una serie di strade anche del territorio da rimettere a posto. Quindi non è che abbiamo fatto il palazzetto e non sono state fatte le strade, si stanno facendo anche le strade, però anche lì ce ne sono talmente tante. Sì, ricordiamo anche il rifacimento del via Fratelli Rosselli, che è un'arteria importante al centro del centro storico. Via Fratelli Rosselli e anche via Matteotti, perché adesso molti mi chiedevano: ma perché via Fratelli Rosselli e non via Matteotti? Perché via Matteotti era impegnata da un cantiere, ci siamo coordinati con quel cantiere, anzi ringrazio anche la ditta e i tecnici di quel cantiere, per fare in modo tale che prima dell'inizio delle scuole via Matteotti venisse fatta. Quindi via Matteotti è una di quelle strade che nel prestissimo viene asfaltata, anche quel pezzo, diciamo l'ultimo pezzo che ancora non era stato fatto. Quindi, però non si poteva fare prima via Matteotti, esatto, poi via Fratelli Rosselli. È chiaro che abbiamo fatto via Fratelli Rosselli, ma avevamo già in cantiere anche via Matteotti, come anche il viale, certo, diciamo, della stazione delle Corriere. Quindi tutta una serie di interventi che portano, diciamo, a riqualificare un po' la città. L'altro intervento che è uscito proprio in questi giorni, è uscito il bando di gara, è la scuola di Renazzo, che anche quello è un intervento da 5 milioni di euro, e anche lì è una soddisfazione, perché diciamo che di scuole
lasciamo perdere il periodo del terremoto, perché è stato un periodo particolare, ma di scuole in gestione ordinaria se ne fanno una volta ogni 100 anni. Il fatto di aver fatto per Renazzo un intervento a 5 milioni di euro alla nuova scuola credo che sia motivo di grande soddisfazione, e anche lì siamo stati molto determinati. Abbiamo detto che avremmo fatto durante il mandato comunque la scuola di Renazzo nuova, e in maniera concreta abbiamo trovato i soldi, fatto il progetto, messo fuori il bando e finalmente sì. Le parole stanno a zero. Sì, prima, infatti. Prima c'erano tante parole che si diceva faremo la scuola, anche in precedenza, la scuola abbiamo, finché non esce il bando sì, infatti. Stiamo parlando di niente. Qui il bando è fuori, adesso è chiaro che ci auguriamo, ma qui è ovviamente anche, non dipende più dal sindaco o dalla giunta, dall'amministrazione, ci auguriamo che anche in questo bando di avere la fortuna di avere un'azienda seria, un'azienda sì, sempre quello. Competente che porterà. Se troveremo e se ci sarà questa azienda competente, l'ho detto, questo è l'ultimo anno scolastico che i bimbi di Renazzo fanno nella vecchia scuola, e dall'anno 21-22 lo faranno nella nuova scuola. No, stavo dicendo stavo parlando dell'anno scolastico 21-22, che effettivamente il 21-22 sia un anno scolastico a tutti gli effetti, visto l'ultima. Ecco, la mia prossima domanda era proprio inerente al prossimo anno, il 14 settembre, che dovrebbe iniziare il nuovo anno scolastico, con le nuove regole per coordinare questa emergenza. Adesso noi stiamo insieme all'ufficio, insieme anche ai dirigenti scolastici, stiamo lavorando per fare in modo che il 14 ricominci tutto con tutti i vari protocolli, quindi con quello che appunto è previsto a livello di sicurezza. Quindi stiamo lavorando, ripeto, insieme alle scuole per arrivare a 14 pronti. Come comune stiamo già e abbiamo già annunciato che per noi l'8 settembre comincia anche l'anno dell'asilo nido. Quindi il nido l'8 settembre comincia. Quindi il primo giorno di settembre, come sindaco insieme agli uffici, incontreremo tutti i genitori che hanno iscritto i bambini ai nidi per spiegare come sarà, diciamo, il nuovo anno. Quindi noi siamo ottimisti e positivi sul fatto che la scuola ricominci, deve ricominciare, perché è un problema, certo, per i bimbi in primis, perché il bambino a scuola impara, e quindi pensare che un bambino possa perdere altri mesi sarebbe un qualcosa di tragico, ed è importante anche per la famiglia e i genitori che di giorno vanno a lavorare, che devono sapere di avere un bambino a scuola in serenità e in tranquillità. Quindi questo credo che sia uno degli impegni, al di là di tutti questi lavori che stiamo andando avanti, ci stiamo impegnando anche proprio perché tutte queste attività, compresa la scuola, possono partire e possono andare avanti. Ecco, signor Sindaco, l'ultima domanda, proprio ieri il sindaco di Pieve di Cento ha annunciato che la tradizionale, storica festa dei giovani, che raccoglie tantissime persone, è annullata per le ragioni che parlavamo adesso. Per le ragioni che parlavamo adesso, infatti è proprio bello poi fare questa intervista in mezzo ai lavori, siamo in diretta dove sentiamo direttamente i rumori che sprigionano i lavori che servono per completare il palazzo. Ecco, il sindaco di Pieve di Cento, Borsari, ha annullato insieme al presidente del Proloco di Pieve la fiera dei giovani. Ecco, il pensiero va alla nostra fiera, al nostro settembre centese. Ma allora, io anche nel periodo del lockdown, della crisi vera e propria, ho sempre detto e continuo a dirlo, ovviamente, che è importante comunque prendere anche queste decisioni. E per me ovviamente sarà importante anche sentire un po' quello che è il punto di vista anche della nostra regione, del nostro presidente regionale. Quindi anche nel periodo del lockdown in tante occasioni mi sono sentito proprio col presidente. Non dimentichiamoci la terza domenica di Carnevale, in cui ho dovuto prendere una decisione, ho preso una decisione e l'ho presa sentendo tutte quelle che erano le autorità, sentendo tutte quelle che erano le autorità da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista, diciamo, regionale, quindi anche il presidente della regione. Dopodiché, una volta sentito tutti, ovviamente come sindaco prenderò una decisione. Oggi l'organizzazione di settembre centese sta andando avanti. Questo non significa che non stiamo guardando i numeri,
perché i numeri li stiamo guardando, stiamo vedendo che in questi giorni comunque c'è una, a livello nazionale, per fortuna a livello di 100 no, ma a livello nazionale c'è una crescita, e quindi è chiaro che dei numeri dovremo tenerne conto. Questo vuol dire che la prossima settimana abbiamo in programma la conferenza stampa, quindi abbiamo ancora una settimana per valutare anche come vanno le stime. Il Comune di Pieve, il Sindaco di Pieve, che tra l'altro ringrazio perché mi ha anche informato prima ancora di fare la videoconferenza di questa decisione, credo che sia assolutamente legittima, e ha avuto probabilmente rispetto alla festa dei giovani, perché sono due cose comunque un po' diverse, sì. Diverse, insomma, la festa dei giovani è organizzata, è comunque un evento di un certo tipo, Settembre Centese è una fiera, è un evento di altro tipo, quindi sono due cose diverse, quindi bisogna partire anche da questo, bisogna partire anche da questi due concetti. Loro hanno fatto durante alcune riunioni alcune di queste considerazioni che assolutamente rispetto, perché hanno una loro è. E noi decideremo di conseguenza. Ad oggi comunque non abbiamo segnali o dati in questo momento che ci dicono di annullarla. Poi fra una settimana ci ritroveremo e faremo le nostre valutazioni e vedremo, insomma. Quindi io credo che, come in tutte le cose, non bisogna agire, cioè bisogna agire con sangue freddo, con, certo, ragionando, sì. Non dobbiamo sottovalutare il problema che c'è, non dobbiamo neanche sovrastimarlo, perché altrimenti rischiamo di richiudere tutto. Se richiudiamo tutto siamo finiti, perché a questo punto dovremmo richiudere il mercato, dovremmo richiudere tutto. Quindi io credo che bisogna un attimo, al di là di questi giorni in cui i contagi sono saliti, bisogna un attimo capire quale sarà l'evoluzione. Insomma. Infatti. Io credo che abbiamo vissuto durante il terremoto, chi è stato sindaco durante il terremoto sa benissimo che certe decisioni le abbiamo dovute prendere, ma le abbiamo prese non con la paura o con quattro messaggi di alcune persone che hanno terrorizzate, ma secondo me vanno prese un attimo con una certa logica. Molto bene, signor sindaco, dai, salutiamo, la ringraziamo. E poi volevo dire anche un'altra cosa, sempre su Settembre Centese, scusa, perché mentre parliamo mi viene, dico anche che insieme comunque alla Proloco e agli organizzatori avevamo già deciso già da un mese a fiera, ovvero l'obbligo delle mascherine lungo il circuito, quindi ci saranno delle entrate preorganizzate, cioè, quindi c'erano già alcune indicazioni, comunque nell'organizzazione erano già state previste un qualcosa in più rispetto, perché l'idea era proprio, e l'idea è di fare, cercando ovviamente di riuscire a organizzare tutto nel miglior modo possibile in sicurezza. Quindi poi è chiaro che come ho detto prima, cioè abbiamo l'8 settembre, Settembre Centese, abbiamo ancora 10 giorni per vedere come sarà l'evoluzione, insomma. Molto bene, signor sindaco, noi ringraziamo e poi dopo gli diamo appuntamento ai prossimi, diciamo così, puntate per illustrare e spiegare altri provvedimenti che l'amministrazione comunale adotterà. Dicevamo, c'è tanta carne al fuoco, e quindi, diciamo così, per farle seguire meglio ai nostri amici della casa, andremo anche sul campo, come abbiamo fatto oggi con il Palazzo dello Sport, e così faremo per altre situazioni, per altri interventi che farà il Comune di Cento. Va bene, grazie.